tutti, comodamente seduta a terra, vi mostro le ultime realizzazioni degli ultimi 2 giorni. Allora, qui praticamente ho provato a rivestire una scatoletta di tonno, le semplicissime scatolette di tonno, quelle piccoline da 56 grammi, una cosa del genere. La prima cosa che ho fatto è stata stendere una sfoglia di pasta e metterla tutta intorno. Dopodiché ho applicato, senza cuocerla, ho applicato direttamente le decorazioni e la texture che vedete sopra la sfoglia di pasta. Poi ecco le decorazioni tipo queste foglie, i petali, i ricciolini, insomma, una creazione molto semplice. Dopodiché, prima di cuocere, ovviamente sono passata con i pigmenti sulla pasta cruda, quindi ho dipinto, tra virgolette, con il pigmento tutta la realizzazione e l'ho cotta. Per questa decorazione qui sopra, questa spirale che ho fatto, e per la parte sottostante che diciamo ho chiuso, ho coperto il fondo della scatoletta, sono andata con una seconda cottura. Quindi, una volta che la parte laterale era tutta fatta, sono andata a realizzare questa parte che si trova sopra, ho coperto il fondo e ho cotto nuovamente. E ho deciso di lasciare la parte, vabbè, il fondo nero, e ho deciso di lasciare nero anche la parte superiore perché tutto quell'argento mi sembrava troppo luminoso. E poi vi volevo far vedere che sto lavorando un paio di cabochon che avevo realizzato io. Non li ho finiti, così vi faccio vedere un pochino, magari step per step, che cosa succede. Questo è il primo che ho fatto, è un cabochon a forma di goccia. Vedete com'è nella parte posteriore? Praticamente ho lavorato soltanto nella parte davanti in un'unica cottura ed ho applicato questi cilindri sottili, vedete questi due, e poi ho applicato una sfoglia sopra con la texture, qualche fogliolina decorativa qui e basta, e poi l'ho cotto. Domani, o più tardi se ci riesco, farò la parte posteriore, quindi andrò a coprire, metterò il mio gancio, vedrò se vorrò aggiungere delle ulteriori decorazioni. La stessa cosa per questo. Questo è ancora più semplice perché praticamente, sempre una goccia, nella parte posteriore non c'è niente. Sono partita mettendo questi due ricciolini intorno. Ne ho aggiunto, vabbè, un altro qui davanti, poi ho creato quest'altra forma a goccia nella parte sottostante, vedete che c'è questa forma un po' a punta, e poi ho creato le decorazioni laterali. Anche questo in seguito, domani più tardi, cercherò di completare la parte posteriore. Ops, bisogna essere molto delicati perché nel momento in cui fate la prima cottura le parti sono veramente piccole e è facile che si rompano, quindi insomma ci vuole un po' di attenzione. E facendo anche la parte posteriore, poi deciderò se applicare ulteriori decorazioni. Una cosa che mi ero dimenticata di dirvi e che mi ha ricordato una mia amica: quando volete aggiungere degli ulteriori pezzi di pasta fresca sulla pasta già cotta, vi può essere d'aiuto utilizzare la pasta polimerica liquida, che può essere Fimo Liquid o altre marche, va bene uguale, però la pasta polimerica liquida vi aiuta a creare quella sorta di collante che permette alla pasta cruda di attaccarsi bene alla pasta che è cotta e che sta alla base. Quindi per ora è tutto, video brevissimo. L'altra settimana non ci siamo visti pochi video perché in realtà è stata una settimana piuttosto pesante, non sono riuscita a creare molto. Queste sono le ultime cose che ho fatto tra ieri e oggi, e quindi ci rivediamo al prossimo video. Grazie di tutto, vi faccio vedere come procede la lavorazione. A presto, ciao!